Massimiliano Osini, l'amato conduttore di Linea Verde e Mezzogiorno in Famiglia che vedremo presto. A una mattina estate, racconta un episodio molto doloroso della sua vita personale. Sposato da diversi anni con Laura Gabrielli, da cui ha avuto ben tre figli, Carlotta, Melissa e Giovanni, ha spiegato a Di Più di aver vissuto un momento molto difficile quando la donna si è ammalata di un tumore alla tiroide. È accaduto anni fa, quando Laura rimase incinta del terzo figlio Giovanni, un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: ho due notizie, una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34. Mi si è aperta di fronte una voragine, non sapevo più che fare. I medici le dissero di abortire. Il fatto di essere in dolce attesa, naturalmente, complicò le cose. I medici, fra l'altro, dissero: a mia moglie, deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino. Lei però non si è arresa e ha sentito un altro parere medico. La drammatica vicenda ha avuto un lieto fine, Laura è stata operata e ha portato a termine la gravidanza. Al quarto mese di gravidanza, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi, quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia. Oggi Laura sta bene e si sottopone a visite di controllo ogni 6 mesi. I tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni hanno rispettivamente 13, 12 e 9 anni. Laura Gabrielli non proviene dal mondo dello spettacolo, ma lavora nell'azienda di famiglia ad Ascoli Piceno, è proprio qui che lei e Osini vivono, in una grande villa in campagna, tanto che il conduttore si sposta ogni giorno a Roma per lavorare in Rai. Il loro amore è rimasto inalterato, crediamo molto nel matrimonio. Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa. E se c'è un problema cerchiamo di superarlo in